Salve e ben ritrovati. Oggi vi voglio parlare di una normativa denominata Semplificazione per la realizzazione degli spettacoli dal vivo, andando ad analizzare un articolo ben preciso. Tutto questo per dirvi che sostanzialmente quando parliamo di spettacoli pubblici, spettacoli dal vivo oppure intrattenimenti pubblici, andiamo sempre ad analizzare quello che è l'articolo 68 e 69 del TULPS, che ci dà delle direttive ben precise, ossia lo spettacolo che viene fatto con un numero di partecipanti che viene denominato e viene delineato con un numero di 200 partecipanti entro le ore 24, può essere effettuato mediante SCIA. Molto spesso questa normativa, che ormai è entrata in vigore a partire dal 2020, non viene propriamente conosciuta o comunque viene conosciuta parzialmente. In questo breve focus la voglio analizzare insieme a voi e comunque fornirvi quelle che sono le discipline e soprattutto fare un'analisi esegetica della stessa. Entrando nel dettaglio, come sempre, parto dagli estremi normativi di riferimento, ossia l'articolo, come vi dicevo, ben specifico, ossia l'articolo 38 bis del decreto legge 76/2020, denominato appunto Semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, ovviamente con le successive modifiche che si sono appunto succedute nel tempo fino ad oggi. L'articolo 10, sempre il decreto legge 24 del 2022, invece ci va a delineare quello che è la proroga dei termini, che andremo poi a vedere nel dettaglio con le successive slide. Entriamo nel merito e nell'approfondimento della questione, oggetto di riferimento della lezione di oggi, articolo 38 bis, decreto legge 76/2020, quindi la necessità di una SCIA per poter realizzare degli spettacoli dal vivo. La legge ci stabilisce all'articolo 38 bis quali sono i tipi di spettacoli che vengono presi in considerazione, ossia le attività culturali, e ci dà anche una definizione ben precisa, teatro, musica, danza e quant'altro. Il termine che, come vi dicevo inizialmente, è fino al 31-12-2023, quindi questa legge è ancora in vigore fino a fine anno. L'orario compreso che va dalle 8 alle ore 1 del giorno seguente. Quindi sostanzialmente viene spostato quello che è l'orario previsto all'articolo 68 e 69 del TULPS, che è entro le ore 24, in questo caso è entro le ore 1 del giorno ovviamente seguente. Il numero di partecipanti che, per quanto riguarda l'articolo 68 e 69 TULPS, lo spartiacque viene definito dal numero di 200 partecipanti, in questo caso la legge prevede un numero di partecipanti massimo pari a 1000 partecipanti, quindi il discrimine viene dettato dai 1000 partecipanti e capire se può essere effettuato con SCIA o meno e se rientra in questa determinata casistica. Ovviamente vi ho fatto la comparazione, come vi dicevo, con gli articoli che sono preponderanti e precisi per quanto riguarda il TULPS, ovvero il 68 e il 69. La SCIA, ovviamente, in questo caso vi riporto che è da presentarsi al SUAP, ma questo è, diciamo, un elemento ormai acclarato. L'attività di riferimento, come vi dicevo, può essere iniziata, quindi può partire dalla data in cui viene presentata la SCIA all'amministrazione, quindi da quando viene presentata la SCIA. I requisiti che la SCIA deve presentare sono quelli previsti, ossia il numero di partecipanti, il numero massimo, abbiamo visto massimo 1000 partecipanti in questo caso, luogo ed orario in cui si svolge lo spettacolo e la possibilità della protrazione, diciamo, rispetto alla comparazione del TULPS, fino alle ore 1 del giorno seguente, le dichiarazioni sostitutive e l'atto di notorietà che deve essere previsto ex lege e una relazione da parte di un tecnico che può essere un geometra, un ingegnere, un architetto e quant'altro. L'amministrazione, se valuta che mancano dei requisiti oppure dei presupposti previsti dalla normativa e riceve una segnalazione entro 60 giorni, può adottare dei provvedimenti, ovviamente motivati, che determinano la mancanza di proseguimento dell'attività stessa con un'eventuale rimozione di
tutto ciò che provoca un danno o degli effetti dannosi che possono essere diretti o collaterali. Nel caso in cui vi siano delle dichiarazioni false o mendaci, a parte l'aspetto penale che deve essere tenuto di conto nel caso in cui ricorre, la norma dà la possibilità di poter adottare dei provvedimenti anche dopo i 60 giorni previsti dalla legge. Quindi c'è anche un termine che può essere preso in conto dall'amministrazione che va al di là dei 60 giorni, vista la dannosità di ciò che viene dichiarato o attestato. Infine, l'autorità competente a decidere è il giudice amministrativo e per coloro che fanno delle dichiarazioni o delle attestazioni false, inerenti ovviamente relative all'esistenza dei requisiti oppure dei presupposti, viene punito penalmente con la reclusione da 1 a 3 anni, quindi trattasi di delitto. Con questo è tutto, vi ringrazio dell'attenzione. La mia voleva essere la disamina di una normativa che molto spesso non viene conosciuta o comunque viene conosciuta parzialmente alla luce dell'articolo 68 e 69 del TURPS, facendo una debita comparazione tra le due normative preponderanti, specie quando si tratta di spettacoli pubblici o pubblici trattenimenti. Grazie dell'attenzione, un caro saluto, Marco Orlandi.